te parto da un ringraziamento a Sheck per più motivi. Il primo perché io penso comunque sia un buon giocatore, mi ci ha lasciato e le circostanze hanno fatto in modo che lui fosse un po' in sovrannumero, diciamo così, e che la scelta è ricaduta su due giocatori abbastanza diversi tra di loro, uno come Eric, uno come Sherma, e quindi lui è stato un po' quello sacrificato per una serie di eventi e non per demerito. Il ringraziamento va fatto perché qui si è comportato con grandissima professionalità, umanamente ragazzo di grande bontà, di grande serietà, che ha legato con tutti e che si è sempre impegnato fino in fondo, fino alla fine. Poi è chiaro che la scelta di Schermadini in questa maniera molto inusuale, che si è liberato, che per quello che insomma è già stato spiegato in conferenza stampa quando lui è arrivato, ha dato questa occasione proprio di saldissimi di fine stagione, ha dovuto purtroppo pagare Sheck in termini di minutaggio. Noi non abbiamo spinto perché assolutamente lui andasse via, nello stesso tempo lui con grande rispetto ha detto solo che nel momento che lui avanzava da noi ha avuto più contatti, visto la sua agenzia, per poter essere valorizzato in un altro contesto, e alla fine la scelta è un po' ricaduta su Sassari, quindi insomma ci lascia un ragazzo splendido a cui auguriamo veramente tanta fortuna e tanta felicità, e non lo facciamo per piaggeria o per modo di dire, ma con intenzioni reali. Come è chiaro che è un playmaker realizzatore, diciamo che non c'è proprio il playmaker puro, questo è chiaro, però io qualche deficit soprattutto a livello offensivo non lo vedo tanto lì, ecco, lo vedo in più magari in qualche altra situazione, ma che affrontiamo nello spogliatoio e cerchiamo di avere così, dico una banalità, il ruolo del 4 mi sembra un ruolo molto fondamentale. Se Damian tutte le volte che ha aperto fa il 50% da 3 punti per prendersi 3 punti, ci ha risolto il 90% del lavoro che dobbiamo fare. La partecipazione non solo del playmaker ma soprattutto degli esterni nel dar la palla ai lunghi credo che sia, a prescindere dal playmaker che arriva e chiama lo schema e che gli mette il ritmo, perché poi dopo quando qualche azione magari non è perfetta viene abbastanza istintivo, soprattutto per chi non rivede la partita, prendersela col playmaker. Magari molte volte il playmaker usa la sponda dell'ala per buttarla dentro a lungo che taglia dal pick and roll e l'ala gli dà la palla al momento giusto. Ora il tempo del passaggio non è più quello del playmaker ma è quello dell'esterno, e su questo credo che ci sia un po' di, non dico confusione, però un pochino ogni tanto di divisione delle responsabilità perlomeno. Ma ripeto, molte volte sembra che noi stiamo facendo molto peggio di quello che facciamo, io credo ogni tanto per puro tiro non entrato nella retina. Magari ben costruito, magari sì. Poi è chiaro che Darius è uno che attacca il ferro, non è uno che aspetta il tiratore in uscita dell'occhio, questo
lo sapevamo, lo sappiamo, poi fa partita come quella di mercoledì, il problema è che la giunta a quel punto diventa Fendin, che anche mercoledì ha giocato una partita ottima sotto questo aspetto. C'è un equilibrio da trovare. Però molto spesso, Fabrizio, io credo che molte volte quando si vede che tutto non va perfetto, allora perché manca il playmaker? E ogni tanto è vero, ogni tanto non mica il playmaker, molte volte nelle costruzioni dei giochi il playmaker fa il primo passaggio per entrare poi in una continuità e magari ci sono altri giocatori che non hanno nel passaggio proprio la loro caratteristica migliore, quindi può sembrare che non c'è il gioco, ma io credo che noi mercoledì si è messo molto più in evidenza perché poi la palla è entrata, ma anche molte altre volte cominciamo a muovere la palla, cominciamo a mettere dentro, fuori, aspettare i blocchi, ad avere un po' più di time. Dobbiamo essere un po' più bravi adesso anche qua che non c'è più la, un po' la confusione nel saper dare la palla anche a Scheck, ma con Eric in una certa maniera, con Scherma in un altro, dobbiamo essere un po' bravi a capire e riconoscere in campo chi abbiamo da poter utilizzare in maniera migliore. Non credo solo il playmaker, credo anche, cioè faccio due esempi, tu vedi la partita di mercoledì, ci sono due ribaltamenti perfetti con Scherma che taglia due volte, una volta Eric, la palla viene ribaltata, schippata dall'altra parte a Damien, che basta, e una volta da Vasque, basta che chiudono il triangolo e lo schiacciamo con lui, e invece quello lo prende e attacca sul centro in palleggio. Non è mica il playmaker, quella roba lì, è un discorso globale di squadra di saper usare questi lunghi. I lunghi mi sembra abbastanza evidente che Eric la prende bene quando taglia forte fino sotto al ferro e lì prende posizione, mentre Scherma ha quel mezzo roll, quel mezzo taglio dove lui la prende frontale, dove la può smistare per tutti, e spero che adesso prima o poi, anche oltre che smistarla, se nessuno aiuta, la prenda e la tira anche, in cui adesso guarda solo il passaggio, speriamo di dargliene tante di più, oppure il taglio che lui fa dopo il blocco che si allarga un pochino mezzo angolo. Sono due giocatori diversi, quindi la bravura della squadra nel riconoscere queste due qualità diverse credo che sia importante, come hanno due qualità diverse Hollis e Buva nel ruolo del 4. Quindi sono tanti gli argomenti poi da mettere come timing del passaggio. Chiaro, non lo nascondo, non è il passaggio la nostra arma migliore, ecco, questa non partiamo da una base un pochino fatta da una concezione diversa, cioè una concezione prettamente americana, dove io prima salto l'uomo uno contro uno, sugli aiuti scarico. La concezione un po' europea invece, io costruisco un tiro prendendo magari un vantaggio da un blocco e poi da quel vantaggio scarico. Sono due concezioni un po' diverse dove noi dobbiamo, io per primo devo riuscire a valorizzare quello che ho di buono, cioè del loro saper saltare l'uomo americano, con però una difesa avversaria molto organizzata come si trovano in Italia, e quindi cercare anche di dare una variazione, quindi capire chi abbiamo e come muovere la palla per prendere un vantaggio del blocco. Non so se sono stato chiaro, forse sono stato troppo lungo, però se no ogni volta è playmaker o è... No, io per esempio, l'ho già detto prima, veramente, soprattutto quando si perde, impazzisco, questo rimango qui in ufficio e magari mi vedo la partita due volte di fila, poi molte volte dici, cazzo, quello è giusto, quello ha fatto bene, quello ha fatto bene, è perso, perché alla fine perdiamo per disattenzioni, per un contropiede buttato su una layup che non c'entra niente, per uno che Damian che aveva in contropiede la ributta a metà campo con una disinvoltura disarmante, questi cinciarini prendono a segnare, perché andiamo in lunetta e facciamo 13 isoli, ma alla fine tu risolvi queste stupidate qua. Poi è chiaro che all'interno di queste stupidate qua ci sono anche 3-4 azioni che non sono venute bene, ma quando poi vigi queste azioni sono venute bene, non sono accorto da nessuno, invece se no sembra sempre così, però questo è un modo di dover stare in campo, insomma c'è ancora tanto da fare e nello scindere, ed è chiaro. Ecco, cosa che io, ma giustamente voi fate giornalisti e quindi
giusto che soprattutto andate a vedere ciò che si può far meglio, non solo... Noi abbiamo fatto tanta fatica per la Coppa e io credo che la Coppa ci abbia portato qualche sconfitta di troppo. In campionato? Anche in Coppa, fare Coppa campionato, ogni tanto il tempo di lavoro di una settimana, i loro cinque del quintetto, Harry è pazzesco, è largo così, c'è una forza addosso nel playmaker che sembra, è 1,93 di ragazzo, è veramente fortissimo. Freeman e Vargas uguale, hanno due lunghi di atletismo devastanti come Arci e Hunt, ecco, sotto il profilo numerico sì, il profilo atletico soprattutto nei primi 5 è proprio di no, poi dopo hanno tre giocatori molto pericolosi, nel senso che Soragna poi andrà nel 4 come ci andranno nel 4 Barges, qui giocheranno con un 4 piccolo, Pecile non lo so, giocherà, vedremo, e Basile che poi insieme a Soragna cambia gli esterni. A livello numerico sì. E quindi ecco, no, la domanda era, cercherete di tenere ritmi particolarmente sostenuti? Non so, vediamo, noi cerchiamo di non snaturarci, poi è chiaro che cercheremo di attaccare qualche loro punto debole, però non dobbiamo neanche essere così, cambiare il modo di giocare. È chiaro che l'intensità è la parola chiave, e poi l'intensità sia correre tra i primi 8 secondi, oppure se c'è un cattivo tiro, giocarla di più e utilizzare magari tutti i giocatori facendola toccare, quello poi secondo me dipende dalle circostanze proprio del gioco. E anche una, oltre all'intensità parola chiave, anche una trasferta chiave un po' in prospettiva. La partita è importante, sicuro, la partita è molto importante.